Il nostro primo congresso di immunoterapia oncologica è un congresso internazionale dove abbiamo portato persone da tutto il mondo, anche dagli Stati Uniti, dal Giappone, oltre a tutte le eccellenze nazionali che abbiamo in Italia e che in questo momento qualcuno è anche all'estero. Per esempio, in questo momento sta parlando di linfociti, un ragazzo che è stato mandato in Spagna dall'Università di Catanzaro. Ormai siamo un gruppo in Calabria che sicuramente abbiamo intenzione di andare avanti. Stesso oggi mi è stato proposto di fare la prossima edizione del congresso a Siena e la successiva addirittura in Giappone. Quindi posso dire che la gente è stata contenta, noi abbiamo imparato tanto, abbiamo dato anche un nostro valido contributo e devo dire che sono contento di vedere i nostri ragazzi, cioè le nostre persone, parlare veramente all'altezza con tutti i professionisti internazionali. Qui non siamo da meno rispetto a nessuno. Questa è una tecnica che funziona a Reggio oppure È in una Lombardia? realtà che sta rinascendo, sta crescendo, non voglio fare facili, insomma, semplificare la situazione, stiamo costruendo. Certo, se non ci proviamo non ci riusciremo mai. Sono sicuro che abbiamo tutto il know-how e la tecnologia per poterlo fare. Dobbiamo ovviamente avere aiuto da parte della politica, ma credo che si siano tutti interessati. Ieri c'erano entrambi gli schieramenti presenti con noi nella presentazione del congresso e sono stato molto contento di vedere che c'è molta attenzione a queste problematiche. Speriamo che riusciamo a sbloccare i concorsi, ma credo anche su questo, insomma, non credo che ci sarà problema perché andiamo nella stessa direzione, fare dei buoni conti e fare una buona sanità.